grazie, grazie. Siete gentili, grazie, grazie. Bene, basta, basta, grazie, basta. Grazie. Bene. Vabbè, insomma, riscalda il cuore, è una bella partenza questa qui. Io davo subito le notizie che riguardano il muro, allora www.ilmuro.it. Abbiamo ricevuto molte testimonianze, come l'altra domenica, sul, insomma, in caso di tradimento perdonare o non perdonare, quindi ce ne rioccuperemo anche questa. Se volete continuate a mandare le testimonianze, ma provate a mandarne anche altre, cioè da quali trasgressioni estive siete colti, che possono essere sì sentimental sessuali, ma anche gastronomiche, ma anche avventurose, non nel senso dell'avventura interpersonale. Quindi ecco, da ora che l'estate in qualche maniera, almeno rispetto al calendario, non è lontanissima, quali sono le trasgressioni alle quali forse potete cedere più facilmente? Ecco, questo quindi a www.ilmuro.it. Però sempre a proposito di estate, ci sono anche le diete, che le persone stanno facendo in maniera incessante in questo periodo, la prova bikini, eccetera, e c'è un signore che che prego, sarebbe benissimo che in bikini. Che ha una soluzione, vero? Ecco qua, prego. Lei è il signor, come si chiama? Sono Parabi da Pompeo, vengo da Taranto. Pompeo viene da Taranto, allora qual è la soluzione? La soluzione è stata a me pensata per tantissimo tempo, perché io di diete dovrei farne, E dopo tante notti insonni, passate a pensare a quale poteva essere il rimedio migliore, ho pensato a questa piccola soluzione. Dunque, riempire il frigorifero e tutta la cucina di assolutamente di cose, sempre commestibili, che a noi non piacciono, cioè, che a quelli che devono fare la dieta, che fanno la dieta, non ci devono piacere. Ed una sola cosa, proprio per sostentarci in quella giornata, quella che ci piace, insomma. Il resto tutto così. Per esempio, a me la verdura, le verdure non piacciono. Allora dovrei riempire il frigorifero e tutta la cucina sempre. Però scusate, se poi di quella cosa unica che avete nel frigo ve ne mangiate 8 no, minuti. È questo il problema. Appena il lei l'ha giusto. L'ha provata questa cosa? No. La cosa? L'ha provata. Qual è la cosa che le piace però? Un po' tutto. Meno le verdure. Per esempio, a me le verdure, insomma. Allora, riempire il frigo, deve mettere le verdure. Tutto pieno di verdure. Quello che non ti piace. È una cosa, per esempio. Va bene, caro Pompeo, grazie della sua soluzione. Vediamo invece se ce l'ha nuovo, prego, salutaci. Grazie. Buone vacanze. Allora, prego. Amore, io non è che c'è una soluzione, però penso che la fame di solito è sempre un problema di testa, cioè uno si riempie perché magari gli manca un po' d'amore o gli manca qualsiasi cosa, no? Allora penso che sia un problema del, se te ti riempi la testa, te svuoti la pancia. Certo. Quindi capito? Se tu c'hai la testa occupata, una soluzione. Poi, è una questione mentale. A provarci, certo. Va bene. Allora, cominciamo come sempre con la grande orchestra diretta da Damon Morselli.